Ciao a tutti ragazzi, ma guarda che si rivede, bentornati in un altro video e oggi siamo in un altro video haul sempre di candele perché qua c'è un altro bel pacchettone e madonna quanto pesa! Eh sì, e come leggete dal titolo è un haul di Bath & Body Works perché con i saldi c'era il 50% se compravi più di 5 pezzi, però per non pagare la spedizione perché a me scoccia sempre pagarla. Se raggiungevi il 69 non la pagavi, quindi zan zan zan! Mi sono dato di nuovo la pazza gioia e direi di iniziare subito. Zan zan! Zan zan! Zan zan! Ok, togliamo via cartone. Ma che belli grandi, ma sono grandi o è una mia impressione? Le pensavo, qui c'è la bolla, pensavo fossero più piccole. Oh, che belle! Ah sì, giusto, ne ho prese 5 grandi e poi mi sa che una è più piccina. Allora, direi di non perdere tempo e di incominciare. Cominciamo da questa. Ah, che grande! Ah, ok, la vedo già qua, c'è già il nome. Ma sono grandi, grandi. Bene! Meno male che c'è il Black Friday, va, che ci fa queste offerte. Ma devo prendere di nuovo le forbici o ce la faccio a sfasciarla così? Arrivo. Oh, eccomi qua ritornato con le forbici. Ok, riprendiamo. Perché sennò se stavo a. Comunque sono bene, bene. Comunque sono ben imballate. Mi piace questa cosa. Ok, vediamo. Oh, il tappo, come che è bello, già tutto luccicoso. Oh, che belle. Oh, e sento già un sacco di profumo. Fantastico. Meraviglioso. Meraviglioso. E sento già. Che bella grande. Questa è la Rose Water and Ivy. Ivy? Penso Ivy. Eccola qua. Bellissima comunque. Guardate anche il tappo. Non so se vi farà un sacco di riflesso. Perdonatemi se. Sì, fa un sacco di riflesso. Bellissima questa. Che belle. Pensate che nei Bath & Body Works in America, ci sono andato anche in Canada, le vedevo, ma ero più attratto da un'altra cosa che vedrete in un altro video che dove Dalle sempre di Bath & Body Works. Comunque direi di non perderci in chiacchiere e di fare il solito rito. 3, 2, 1. Che ve lo dico a fare, ragazzi? Ma cosa ve lo dico a fare? Cioè. Un coso di attenzione, di attenzione, di avvertimento. Meravigliosa. Dolce della rosa e c'è anche il fresco. Fantastica. Come vedete ha tre stoppini. Quindi non bisogna sprecarla perché più stoppini hanno, più si sciolgono in fretta. Quindi. E più ovviamente esce l'aroma fuori. Mamma mia, buonissima questa, eh? Ma. Complimenti, bravi. Ok, no, aspetta, perché io sono uno. Sono solo io il fissato, lo siete anche voi che mettete allineato se c'è qualche disegno, qualche scritta sopra allineata col nome davanti dell'etichetta. Sono solo io forse. Ok, l'appoggiamo qua. Andiamo avanti con la prossima. Ma questo cartone me lo lascio qua. Mi direi di vedere la piccina, che poi tanto piccina non è. Questa piccina me la ricordo. Allora, tagliamo da sopra. Ah, ragazzi, ma si sentono da fuori. Vabbè, meraviglioso. Si sentono già da fuori. Poi, magari se non si rompe niente. Eccoci qui. E qui abbiamo la Lemon Mint Leaf. In teoria dovrebbe essere foglie di menta e limone. Allora, il limone, come sapete, gli agrumi mi piacciono tanto, ve l'ho già ripetuto 50 volte. La menta non mi fa impazzire, però è buona. Mentre il limone a me piace come nell'acqua, nella bevanda, quindi vediamo. 3, 2, 1. Oh.
ai, ma che meraviglia sei. Oh signore, questa è meravigliosa, questa è meravigliosa, ma anche questa lo è, non è che lo sapete che a me piacciono. Buonissima, si sente la menta e limone, appunto. E se vi devo ricordare, se mi deve ricordare qualcosa è la... come si chiama la... quella che se la sfregate vi rimane proprio l'odore. E questo qua è proprio lo stesso? Melissa? Forse? Non mi ricordo. Perché mi ricordo che è una pianticella d'estate, la prendo sempre. Perché io poi vado a sfregarla e mi rimangono le mani di questo profumo identico. Ah, ok. Ha uno stoppino solo. Buone, eh? Sono intense, beh, sentirle da così, poi da accese non lo so, però da spente promettono molto bene. Cos'è che dice? Mamma mia, il solito flash che veramente, no, cioè non riesco a vedere un cazzo. Bla 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 bla. Ah sì, fatto con oli essenziali, ok. Ok. Andiamo avanti con la prossima. Ah, che siamo partiti benissimo. Andiamo al centro. Ah, Per parlare sempre delle fragranze solite. Questa qua vediamo se mi delude. Però non sento niente. Sempre White Barn. Come quella la rosa. Ed è... percepisco qualcosa, mi sembra. Ed è la Spice Clementine. Ovviamente non è la Spiced Orange, però Clementine sappiamo che sono le clementine, i mandarini. Sono sempre agrumi, quindi... sapete che la Yankee Candle, la Spiced Orange è una delle mie preferite. Vi lascio il video qua se non l'avete visto. Eccolo qua che esce. E via. 3, 2, 1. Ok. Questa è strana. Però il colore è bellissimo. Guardate il colore. Bellissimo. Ok, qua sento tanto il chiodo di garofano e poco la clementina. Però bisogna vedere d'acceso. Ecco, questa me l'aspettavo diversa sinceramente, però non è male, anche perché le spezie a me piacciono. Sì, chiodo di garofano, sì. Bene, direi di andare avanti. Bisogna poi vedere d'accesa, eh. È strana. Cioè non è strana, sento tanto i chiodi di garofano. Poi bisogna vedere d'accesa. Andiamo avanti. Andiamo sulla destra adesso. Questa è... ok, sì. Questa qua. Oh. La sento già. Ma queste sono fantastiche, sai. Facciamo la symphonias. Champagne toast. Fantastica. Come sapete, Bath & Body Works fa anche i sanitizers, gli igienizzanti mani, e vi porterò il video anche di quelli che ho io, e ho la fragranza di questa qua, quindi, ma perché mi rimangono questi pezzettini? Oh. 3, 2, 1, via! Buono. Buonissimo questo. Mamma mia. Allora. Ha un odore... allora, lo champagne lo sento, perché si sente quella nota frizzantina, la sento, che me lo ricorda. Ma poi c'è anche una nota dolce che mi ricorda qualcosa di fruttato. Tipo il Bellini? No.
Oh, cos'è che mi ricorda questa cosa dolce? Fammi vedere se c'è scritto. Tra l'altro, vedete, ci sono i prezzi qua dietro. 24,90 vengono queste, ma io le ho pagate. C'è la bolla con i prezzi, c'è solo quello che ho ordinato. Vabbè, vi metto ve lo scrivo. Vi scrivo il prezzo di queste qua grandi, che sono 24,90, e vi metto qua il prezzo di come l'ho pagato. Ciao ragazzi, non trovo più la ricevuta, comunque era intorno ai 12 euro e qualcosa. E poi, questa qua piccolina, che quanto c'è scritto quanto costa qua? No, non c'è scritto, ma vi metto qua. Anche qua ragazzi non trovo la ricevuta, ma il prezzo pieno era intorno ai 14 euro e l'ho pagata 7,95 euro, mi sembra, una roba del genere. Perdonatemi. Quanto è il prezzo pieno e qua quanto l'ho pagata io? Ok. Comunque, eravamo alla champagne toast, che mi piace tantissimo, ma guardate che mi dispiace anche accenderle. Sì, vabbè, le accendo, poi non è che le consumo tutte, cioè. Buona, anche questa buonissima. Non è che stiamo andando bene. Sì, l'unica che mi ha lasciato un po'... No, questa è buona. Quella che mi ha lasciato un po' stranito è questa qua, la Spice Clementine, però bisogna sentirla da accese. Allora, ne abbiamo ancora due. Andiamo a destra. Ah sì, questa qua è quella là con la confezione tutta bella decorata, ma la fragranza non me la ricordo, quindi la devo leggere. Aspettate, occhio. Ora andiamo a vedere, prima spacchettiamo. Ah, ecco perché mi rimangono i pezzettini, perché li taglio. Qua non c'è scritto niente sopra, però mi rispecchio. Ciao. Va bene. Wow, che bello il barattolo. Ma il barattolo è meraviglioso, ragazzi. Poi blu, che è il mio colore preferito. Ecco qua. Non c'è l'etichetta con il nome, però lo andiamo a scoprire adesso. Anzi no, andiamo a scoprire dopo, così almeno non mi spoiler che cos'è, perché non me la ricordo. Andiamo a prendere l'ultima. Ah, l'ultima me la ricordo. E questa, sono curiosa. Ah, qui sopra c'è scritto Bath & Body Works. Ok. Bella rossa. Ah, yeah, yeah. Japanese Cherry Blossom. Questo dovrebbe essere il fiore del ciliegio giapponese. A me la ciliegia piace, quindi... Che però non è l'odore di ciliegia, è il fiore di ciliegio giapponese. Ok, candele profumate. Bath & Body Works. Io direi di... Ah! Ah! Oh, 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 oh. Direi 3, 2... Ve l'ho fatto vedere? Dimentico. 3, 2, 1, via! Oggi siamo tipo in mood Disney, che però me le invento le... Cos'è? Ah, un pezzo di cera? Vabbè. Me le invento le melodie. Oh, madonnina mia, quanto sei meravigliosa. Buona sei tu. Ragazzi, ma queste candele sono una cosa meravigliosa. Dovete farle da un chilo queste candele, va bene? Queste sono da quanto? C'è scritto? 411 grammi. No, dovete farle da 2 chili, perché sono meravigliose, va bene? Grazie. No, ma io non ce la posso fare. Sì che ce la posso fare, perché sono meravigliose. Buona! Io mi auguro che profumino anche da accese, ma bellissime. E poi, cioè va bene, sono 400 grammi. Sono belline, dal sito pensavo fossero più piccole. E invece no, belle. Ma poi anche che belle che sono. Sono proprio anche belle. Siamo qua. Adesso scopriamo l'ultima, cioè l'ultima. Questa qui che non ha l'etichetta, che non mi ricordo più qual è. Ah, eccola qua, trovata. Smoked vanilla. Vanilla affumicata. Vanilla. Vaniglia affumicata, ok. Però è bellissima la confezione. Come si chiama? Sì, il barattolo. No, sento puzza da qua. Vabbè, 3, 2, 1. Non deludermi.
mi deludi, fa lo stesso. Ok, aspettate. Aspettate. Questa è strana. Perché, appunto, è affumicata. Sento la vaniglia dolce, ma poi ci sento anche il fumo. Giustamente. Cioè, mi sembra di annusare del prosciutto. Bisogna vedere da accesa com'è, comunque. Questa non lo so, però è molto bella da vedere. Da tenere anche. Cioè, da tenere, da esporre. Ok, sento la vaniglia dolce, però poi c'è quella cosa di fumo. Giustamente, se no non si chiamerebbe vaniglia affumicata. Smoked vanilla. Ed ecco qua, si chiude. Ed ecco qua. Allora, per farvi un ordine di quelle che mi hanno più sconfinferato adesso. Allora, quelle che mi hanno fatto me sono loro. Cioè, quelle che mi hanno lasciato un attimo interdetto, non lo so. Sono loro due, però vedremo da accese. E poi le altre sono meravigliose. Tutte buonissime, non posso scegliere quale perché ovviamente sono diverse, però ne abbiamo due rosa, la Champagne Toast e la Rose Water and Ivy. Ivy. Bellissime, buonissime. E poi abbiamo quella che abbiamo visto, Japanese Cherry Blossom, che pure lei è buonissima. Buona. Mi sa tipo da crema per il corpo questa. Buona. Fatemi annusare loro che mi piacciono tanto. Rose Water Navy. Buona. Oh signor. Champagne Toast. Mamma mia lei pure, ragazzi. Bellissima, buonissima. Contento anche oggi. Sì. Vabbè dai, non è che mi possono piacere tutte, però per loro vedremo. Non fa niente, comunque non sono uno che si abbatte tanto. Ok, perché poi ovviamente farò il video recensioni con le pagelle, come avete già visto, con le pagelle delle Yankee, di quelle tre che vi ho mostrato, dove vi lascio il link qua sopra. Andate a vedere. Anche per oggi abbiamo finito. Fatemi sapere se avete acquistato anche voi con il Black Friday su Bath & Body Works, che ha aperto da poco appunto il sito italiano dove le ho comprate io. E iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento se il video vi è piaciuto, così so che ne posso fare altri, ma so che mi guardate. E niente, cos'altro? Seguitemi su Instagram, che è lo stesso nome del canale. Ci vediamo al prossimo video, grazie tante per avermi guardato e spero che vi possa essere utile per i vostri acquisti. Ciao ciao, alla prossima!